Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Video dei regali di Natale, Natale, Natale. Questo video uscirà presumibilmente il 27, quindi sarà già passato. Però vi faccio vedere i regali. Allora, tutto inizio. Bella sfida. Allora, mio fratello e mia cognata mi hanno regalato questo pacchettino di Kiko, dove c'è all'interno di questa postiettina è una gift card in limited edition, carinissima, una gift card molto inglese, io questa qui, che potete spendere sia online che in negozio. Quindi io mi accingerò a spenderla online, presumibilmente. Poi, altro super regalo di mio fratello e mia cognata, questo bomber bellissimo, io l'avevo solo intravisto da Zara, ma non l'ho più visto. Un bomber nero che è bellissimo. Potete metterlo con tutto il pelo pelosino, molto bello, con il cappuccio annesso, che è spettacolare. Oppure dalla parte del bomber, vero bomber nero. Ha costato un sacco di soldi, quindi mi dispiace pure, ma è troppo bello. Finalmente ti ho sognato e tu sei con me. Poi fa un caldo allucinante. Lo riappoggio. Questi sono i regali di mio fratello e mia cognata. Poi, regali di mia mamma. Mia mamma. I miei genitori, facciamo i miei genitori perché mia mamma è solo mia mamma, vabbè. Mi ha fatto questa rennina. Penso sia della Lidl favorina. Con tutti i cioccolatini. Con la renna. Bellissima. Tanto. Poi da The Zenis mi ha fatto questo maglione super bello, super comodo, maglione vestito tutto blu, un blu, non mi ricordo come si dice, però è un blu molto molto sparaflescioso, è molto lungo e molto morbido, molto comodo per tutte le pranzi, cene, natalizi. Prendo e rimetto a posto, sono un disastro. Poi sempre da The Zenis, devo iniziare a mettermi lì. Mi ha fatto anche la Lindt, mi ha fatto i cioccolatini della Lindt, non ancora toccati. Poi mi ha fatto da The Zenis, se riesco a trovarla, dov'è il sacchetto The Zenis? C'è un casino, in questo caso. Comunque, aspettate, se riesco. Allora, mi ha fatto da The Zenis anche il cappellino di ciniglia, molto bello, morbidoso, molto bello, 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 lo devo mettere. Non posso dire il prezzo perché me l'ha regalato, non so, però è fantastico. Ok, poi ci guardate bene, sono fatto i pantaloni sono elasticizzati, fatti così, che hanno anche la possibilità di fare il fiocco. Sono un po' culotte perché sono più stretti dalla parte del sedere, poi cadono molto più larghi, molto molto belli. Ci sono anche così con la fantasia giustata, molto carini. Poi mi ha fatto da Camilla, questo qui,
il sacchetto leopardato che ho guardato, che ho la mia cuginetta che si lavora, c'era tutto a metà preso, mi hanno fatto regalare Natale lì queste ciabattine molto fiche. Poi sempre da camomilla mi hanno fatto i miei genitori, diciamo, queste scarpe super belle, le vedete, sono bellissime, io le amo, non vi ricordo il prezzo, però sono fantastiche. Comunque di camomilla, si chiama Saria il modello, se può essere utile, non so, prego, non lo so. Ok, questo di qua deve andare. Poi mi ha fatto un altro paio di scarpe, che sono queste, sempre da camomilla, sono bellissime, non so se le vedete, ma sono molto molto faighe. Grazie Fatti. Ok, sto facendo un mucchio. Poi qua non c'è più niente. Ok, poi mi ha fatto, sto perdendo il lume della ragione, no, mi ha fatto da, faccio vedere il sacchettone, non lo potete vedere, la carpinta, questo sacchetto gigante, mi ha fatto l'ombrello con il chihuahuino, non lo avevo fatto sotto, però l'ombrello piccolino e la borsa con il pom pom, che potete anche togliere questa parte e usarla normale. È gigante, è immenso, è bellissimo, e anche la tracolla mi piace un sacco con il cibolino. E li mettiamo a posto, mettiamo anche l'ombrello. Ok, poi questo qui. Ok, poi la zia e la cugina mi hanno fatto questa pochettina molto ficca di camomilla, sempre, che io terrò, che mi hanno lasciato, piace un sacco. Mi hanno fatto questa serpina molto bellina, molto bellina, piace un sacco, è tutta sbrillosicosina, piace un sacco. Grazie. I vostri regali sono qui, quando volete passare vi aspettano. Poi mi ha fatto questi similag bellissimi con tutte le perline, non sparo che non li posso tenere da sotto, che cos'è, però sono bellissimi, bellissimi. Ok, poi hanno fatto a mia mamma questa borsa qui, che io l'avevo già vista nei negozi, l'avevo puntata, quindi gliela fregherò amabilmente. A me piace un sacco le borse di camomilla, non lo so, sono troppo fiche, quindi gliela frego. La nonna mi ha fatto la bustarella, grazie nonna, va bene. Poi la mia amichetta e il mio amichetto Jonathan, sì, la mia amichetta Laura e il mio amichetto Jonathan, che saluto, mi hanno fatto questa sarpina tutta playdosa, con questa, tutta questa stampa ficca, molto carina, la userò un sacco. Infine mio fidanzato
mi ha fatto questa, il Funko Pop di Sailor Moon e Luna, troppo fico, mi piace un sacco, è il mio primo Funko Pop, bello bello bello, e mi ha fatto questo anellino qui, è troppo bello, tutto sbrusicoso, questo qui piccolino a cuore, molto molto bellino, piace un sacco. E mi ha regalato la zia della compagna di mio fratello questa scatolina carina che sta questa candela, da tutta lei ha fatto, tutto decorato tutto lei, ha scritto il mio nome Veronica, molto carina, lascerò così e niente, vi lascio il video, aiuto. Ho ricevuto da mia suocera e mio cognato in questa scatolina molto carina di Carpisa, ho ricevuto questo portafoglino qui color nude, che qui ha tutto lo spazio per le tessere e tutto un po', invece qui ha la cerniera per mettere i soldi e stipoletti. Molto molto bellino. Poi ho ricevuto da mia cognata, da mio cognato, questo kit per tirarlo fuori, della Organic Shop, che è la vaniglia whipped cream e grapefruit e lime, il gel doccia energizzante, sempre della Organic Shop. Io adoro Organic Shop soprattutto per gli scaldanti corpo. Poi dagli zii del mio fidanzato, che non pensavo mi regalassero niente, non me lo aspettavo, mi ha regalato questa cornice qui con tutti i fiorellini, il cuoresino, molto carina, molto carina. Poi, con la gift card che mi ha fatto mio fratello e mia cognata, sono andata da Kiko, nello store qui, si trova nel centro commerciale delle Terrazze a La Spezia. Ho preso un po' di cosine per la base, per gli occhi e per le labbra. Per la base ho preso il Weightless Perfection Wet and Dry Powder Foundation SPF 30. Io ho preso la CR15, il packaging è molto molto carino, mi piacciono i packaging di Kiko, potere del packaging, vieni a me. Ho preso questo qui, che sbocciando il negozio mi sembrava molto, io mi baso soprattutto sul colore del polso, che è molto simile a quello del viso, e matcha perfettamente. L'ho ricomprato e mi è piaciuto tantissimo, solo che in quello vecchio non si vedeva più il numero, quindi sono andata un po' a tentoni. Poi ho preso sempre da Kiko il Color Correction Face Fixing Powder, che è quella cipria colorata fissante, non ne ho mai utilizzata, infatti ho approfittato della gift card per prendere cose che mi serviva, non ho mai utilizzato queste qui, correttive colorate mai utilizzate, proveremo anche questo. Poi ho preso sempre per la base lo Skin Tone Concealer nella tonalità 08, che è quella più aranciata, ho visto che c'è il nuovo packaging, e il correttore è questo qui, molto carino, spero di spegnere le mie occhiali evidenti, le mie sono molto segnate quindi fanno già ombra di loro. Poi per gli occhi ho preso uno swatch, non ce l'ho più, ce l'ho, ho preso questa Color Kajal Color Pencil
nella tonalità 03, la tonalità burro, che io volevo una matita burro, ma non ce l'ho mai avuta. Ho fatto lo swatch qui, se lo vedete, eccoli, proprio burro, 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 molto molto carina, non vedevo l'ora di provarla. Infatti ne ho approfittato con la gift card. Sempre per gli occhi ho preso il Lasting Eyebrow Gel nella tonalità più scura, la 06, che è molto molto scura. Non ho mai utilizzato pomade per gli occhi, di questa di Kiko ne ho sentito parlare molto bene, quindi non vedo l'ora di utilizzarti. Basta, questo video è pessimo. Poi, per finire, ho preso il Lip Volume Plumping Effect Lip Cream nella tonalità 01 Tutti Rose, che è questo qui. Ha un effetto volume. Vedremo, andiamo lo scovolino. Vedete che segue molto le labbra, è un po' incurvato. C'era anche trasparente e sull'azzurrino che faceva esaltare il colore dei denti. Il packaging però è fantastico, come le tinte labbra nuove. Ok, questo era quello che ho preso con la gift card di Kiko, e il resto erano i regali raccimolati, quindi ho terminato i regali di Natale. Vi lascio al resto del video. Ciao ciao! Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commentino. Iscrivetevi al canale ovviamente. Ricordate che dal 24 dicembre al 31 pubblicherò un video al giorno, quindi state sempre sintonizzati. Dovrei farcela entro il 17:30, però se ci sono dei ritardi comunque il giorno è lo stesso. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!